Quando è che hai deciso di diventare pasticcere? A 9 anni, ero parecchio giovane. A 9 anni e forse anche prima, la mia golosità mi ha portato a questo mestiere. Ero proprio goloso, quindi ho deciso a un certo punto, inaugurazione di un negozio di mia cugina, mangiai un vassoio intero di bignè, presi una sgredata che me la ricordo ancora, e detto adesso questi bignè me li faccio io. E ho cominciato a fare bignè, meringhe e strappole, le prime tre cose che ho fatto a 9-10 anni. Questi tre prodotti che tuttora ne sono ghiotto. E poi? Perché poi bisogna cominciare e a lavorare. Poi dopo ho cominciato a dire voglio fare il pasticcere, mi prendevano i miei familiari un po' per gioco, però io sono un capricorno testardo e quindi dopo le medie sono a fare questa scuola di 2 anni, il FOMAL, una scuola regionale, una scuola anche media, per non dire una scuola di 2 anni, ho cominciato a fare dolci lì. E poi dopo 14 anni e mezzo mi sono trovato in mia indipendenza con queste nuvole rosa e bianche, pasticceria storica di Bologna, Calderoni, e ho detto io voglio andare a lavorare qua. Quindi sono entrato, ho chiesto se avevo bisogno, mi ha detto torna domani, questo per un mese. Alessandra Cattani, non me lo scorderò mai, mi ha fatto andare un mese tutti i giorni alle 4 e tutti i giorni andava alle 4 e chiedeva avete bisogno di lavorare, per sfinimento mi ha assunto, sono rimasto 7 anni, è stata un po' la mia gavetta. Gavetta vuol dire cominciare col buio, uscire col buio, avevo 15 anni, quindi diciamo che la mia adolescenza l'ho passata in laboratorio. Questo mi ha fatto sudare, mi ha fatto piangere, perché ricordo i pianti delle scale, per non far vedere al mio capo pasticcere, mi ha formato e mi ha tolto un po' di quella che comunque è la giovinezza dei 16-17 anni, non uscire con gli amici, guardare, andare fuori, però la mia passione era oltre questo, quindi io preferivo andare a fare i bomboloni, andare a fare le strappole in laboratorio. La tua prima pasticceria? Pasticceria Tiffany, a 30 anni, a Castel San Pietro. Dopo vari passaggi tra Calderoni e Fontana, non è che ho girato tanto, perché sono stato abbastanza fedele ai posti di lavoro dove sono stato, mi hanno richiamato una volta andato via, quindi avevo lasciato un segno. Dopo due persone mi hanno chiesto di entrare in società, io non ci credevo tanto perché la società si sa sempre che non è facile, soprattutto con uno come me che vuol fare un po' le cose a modo suo, nel senso che io nei dolci voglio farle come pare a me, non voglio farmi dire come devo farli da uno che magari guarda i conti e non la qualità. Io da quel lato lì guardo più che il prodotto sia eccellente, se poi costa tanto farlo mi viene a dire aumentiamo il prezzo, però non posso pensare di produrre qualcosa a basso costo per fare avere un ritorno. Io sono più per fare un prodotto eccellente e aumentare il prezzo. E poi arriva Regina di Quadri. Poi arriva Regina di Quadri, 6 anni fa. Vado via dal Tiffany, sbattendo la porta, perché volevo entrare nell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. I miei soci non erano d'accordo, pensavo che fosse una cosa così, solamente un dispendio di denaro. Io, per me invece Accademia Maestri Pasticceri Italiani era un punto, non d'arrivo, però era un punto che dovevo assolutamente provarci, perché è l'unica associazione in Italia che ti dà la laurea, tra virgolette, di maestro pasticcere. Per adesso, poi tra un po' entrerà una laurea vera e propria di maestro pasticcere, tra qualche un anno credo, a Brescia, Castalimenti, con Massari. Quindi io volevo entrare in Accademia a tutti i costi, e loro non volevano, quindi decido proprio di andare via, di slegarmi dalla società. All'epoca lavoravo per varie aziende del settore industriale, fabbriche, artigiani, taglio zuccheri, aziende bolognese. A Bologna abbiamo l'industria dolciaria molto presente, le aziende importanti, vedi Carpigiani, per il gelato, la Fabbri, il taglio zuccheri, l'unica azienda italiana che produce zucchero ancora è qua di Minerbio. E quindi vado via dal Tiffany, faccio una mail in azienda e dico mandatemi in giro per il mondo perché sono libero.
e quell'anno, quei tre mesi lì presi 25 aerei, ero sempre in viaggio, in fiera, all'estero, in Asia. Poi sono tornato in agosto, passo via Castiglione, vedo questo Vendesi, mi affaccio, vedo questo posto buio, dico boh cos'è, entro a bere un caffè, c'era una ragazza brasiliana, chiedo cosa fanno, guardo il laboratorio in fondo, ah noi cerchiamo da vendere perché insomma guardo gli scontrini, 25 scontrini alle 6 di sera, dico mamma mia, un disastro, che ci credo che vogliono andare via, però vedo in Porta Castiglione una zona che mi piace perché ci sono i colli subito qua attaccati, c'è la porta, si vede la porta, la incomincio a ragionare sotto un'ottica mia e quindi faccio l'offerta e con il mio pasticcere del Tiffany come socio, Cristian Bonfiglioli, decido, dico dai vieni sta con me, io da 24 anni, è stato il mio dipendente fino a 6 mesi prima. Quando è stato via dal Tiffany lui ha deciso di seguirmi e abbiamo preso regia di qua. Era la metà di adesso, questa saletta dove siamo adesso non c'era. Cominciamo, e come cominci un'attività? Cominci dando il massimo, quindi passi 14 ore in laboratorio, fai un banco che quando uno entra dentro non può rifiutarsi di prendere qualcosa. Uno doveva per forza prendere perché ho fatto dei prodotti, insomma, da subito sono partito, diciamo, una produzione importante. E dopodiché, dopo un anno e mezzo, Cristian decide di andare a fare il cuoco, lo chef di cucina, e io rimango da solo e allargo regina di quadri perché il lavoro stava andando bene, la gente ha risposto subito alla qualità del prodotto in maniera buona, e in 5 anni diciamo che ci siamo difesi su questa piazza di Bologna, che di pasticcerie ce ne sono, abbiamo il grande Gino Fabri, abbiamo Spinelli, un allievo mio e caro amico, quindi anche a Bologna la pasticceria sta riprendendo un pochettino quello che si merita, perché è una città davvero di tortellini, tagliatelle, di grande cucina, ma anche il dolce è una parte molto importante, che con le nuove leve mi sento un po' tra quello, perlomeno sono a metà, tra le nuove e le vecchie, perché ho una scuola vecchia, però innovata molto con l'Accademia, che mi ha dato una grande innovazione nel ragionare la pasticceria. Hai introdotto il tema dei giovani, quindi del futuro della pasticceria. Tu come maestro pasticcere dell'Accademia, cosa ti senti e cosa dici a un giovane che voglia intraprendere questa professione così difficile? Allora, dico che intanto adesso per fortuna i tempi sono cambiati. Io ho cominciato che non mi insegnavano niente, dovevo rubare veramente con gli occhi le ricette, dovevo, me le nascondevano, anzi era proprio un modo contro il divulgare. Io sarà per quello, sono molto predisposto a insegnare ai giovani. Cosa dico ai giovani? Se avete veramente una grande passione, cominciate. Questo mestiere credo che vada fatto solamente con una grande passione, perché io non potrei pensare di fare questo mestiere tipo catena di montaggio. Chi fa cibo, secondo me, e poi chi fa dolce, perché il dolce non è indispensabile. Se vediamo, il dolce è una parte godibile del cibo, quindi non serve mangiare i dolci, uno mangia i dolci per appagarsi, quindi deve essere fatto con tanta passione. Dico, se avete tanta passione, cercate il meglio, cercate di lavorare con coscienza, perché fate cibo, anche se è dolce, si mangia, quello che si mangia va dentro il nostro corpo. Quando vado in Asia mi sento un chirurgo, sei quello che mangi, è vero, l'hai considerato in maniera diversa, mentre qua, detto in bolognese, sono un pastizier, là sono un chirurgo, quando vado in Asia mi trattano coi guanti perché faccio il cibo, chi fa cibo è considerato in modo molto importante. Credo che anche qua adesso, grazie alla televisione, a tutta questa cultura sia un po' più, diciamo, considerata rispetto a quando ho cominciato io. Quindi ci vuole, ragazzi, passione, voglia e pensare che fare il pasticcere non bastano 6 ore 40 al giorno, in 6 ore 40 non si comincia quasi neanche. Ci sono delle preparazioni tipo il lievito madre, il panettone, arte che mi appartiene, che prima di 12 ore non succede nulla, quindi è un mestiere dove ti ruba un pochettino il tempo, però ti dà anche tanto, perché quando fai qualcosa di eccellente e il cliente è soddisfatto, la soddisfazione, diciamo, del riconoscimento supera anche il discorso economico, se vogliamo. Non pensate adesso al discorso economico, ragazzi, perché è più difficile.
i tuoi dolci preferiti? I miei dolci preferiti, da sempre il Saint Honoré, detta come va detta, il Saint Honoré, originale però, non quello alla bolognese, che alla bolognese è un millefoglio rosa baione con i bignè caramellati, l'originale è un po' più non elaborato, però è diverso, è il panettone, quindi grandi lievitati, e i bignè, la crema, in assoluto la crema regina, la mia crema, è un prodotto che per tararlo come volevo io ci ho messo 2 anni, ogni giorno cambiavo la ricetta, cambiavo 2 grammi, 3 grammi, dopo ho detto ok, questa mi piace, ed è la crema regina che per fortuna è molto apprezzata, quasi conosciuta. E dei dolci tradizionali? Sfrappole di carnevale, quindi i fritti in assoluto, dolci tradizionali, la torta di riso mi piace molto e la zuppa inglese, quindi proprio io sono uno abbastanza classico. Ma tu li fai? Sì, assolutamente sì, tutti quanti. E piacciono ai tuoi clienti? E piacciono ai miei clienti, sono molto apprezzati. Qual è il futuro della pasticceria a Bologna? Il futuro spero che sia un futuro in crescita, perché un po' abbiamo Gino Fabri, metto anche il sottoscritto, che stiamo tirando un po' la volata, è giovane, stiamo alzando un po' il livello, che era un po' basso dal mio punto di vista. Il futuro spero che più tirato a livello e più fa bene a tutto il settore, quindi il futuro lo vedo in crescita per la pasticceria a Bologna, assolutamente.